Ok, proviamo a riprendere, a vedere cosa è successo negli ultimi 10 anni. Prima, ci sono domande, dubbi, cose che ho dato per scontato, quindi sembrava arabo, oltre al fatto che l'informatica è arabo. Ok, fingiamo che non ci siano domande. Allora, questa è... Riflettiamo un attimo tra la differenza tra questa figura e la prima di questo tipo che vi ho fatto vedere. Non è cambiato nulla sul lato sinistro della figura. Cioè, dal 1991 al 2000, in 10 anni si è lavorato, scusate, a quest'ora del venerdì la grammatica diventa intermittente. Si è lavorato sul lato server, a potenziare le tecniche di realizzazione di applicazioni web. A metà di questo percorso, però, perché quelle cose non avvengono in contemporanea su tutti i siti, ma si è cominciato ad avvertire l'esigenza di migliorare anche l'esperienza utente. Perché finora il browser era una cosa che impaginava HTML. L'HTML è diventato via via sempre più articolato come linguaggio, ha aumentato i tag, ha aumentato le opzioni, eccetera, eccetera, quindi permetteva di fare cose anche più complesse, ma fondamentalmente era la stessa cosa, ricevo l'HTML e lo impagino. Questo però limita, anzi azzera, le possibilità di interazione dell'utente, cioè l'utente su una pagina di questo genere, dov'era? Cosa può fare? Niente, la può leggere o può cliccare su dei link. Fine. Un pochino di più su una pagina di questo genere perché può non solo cliccare ma anche scrivere delle cose in un campo di testo. Queste sono le uniche due modalità di interazione previste dall'HTML. Ma adesso siamo abituati ad altre cose. Cioè tu vai qui e compare un pezzo. Adesso non commentiamo questo sito perché non voglio farmi troppi amici. Però cos'è successo? È successo che il contenuto di ciò che sto vedendo è cambiato, ma non nel modo solito. Il modo standard per far cambiare il contenuto di una pagina web è cliccare su un link che mi manda a una pagina diversa. Invece qui sono rimanendo nella stessa pagina, quindi senza fare un altro giro dal server che mi rimanda un altro HTML e ricomincio da capo. Ho cambiato un contenuto della pagina. Cosa succede? Succede che al browser è stata data una capacità di modificare il contenuto della pagina, modificare l'HTML banalizzando, anche se poi non è così, dopo che l'HTML è stato ricevuto dal server. Quindi non è più solamente il server mi dà l'HTML e il browser l'unica cosa che fa è visualizzarlo. Ma il browser ha anche, al giorno d'oggi, la capacità di manipolare questo HTML una volta che è stato ricevuto. E quindi modificarlo e quindi creare quelle componenti interattive a cui noi oggi siamo abituati e diamo per scontate. Questo cosa richiede? Beh, innanzitutto pensiamo. Questa semplice azione cosa implica? Implica che quando il mouse va in un certo punto, venga di fatto mostrata un rettangolo bianco con del testo dentro che prima non c'era e poi cambiato lo sfondo di questo. Questo comportamento, cambio lo sfondo e aggiungo un rettangolo bianco, non può essere standard, non può essere standardizzato nell'HTML. Non posso definirlo una volta per tutte, perché ogni sito è diverso, ogni sito si comporta in una maniera diversa. È un comportamento che deve essere programmato. C'è qualcuno che ha scritto del codice che dice quando il mouse va qui sopra fai queste azioni. Codice che deve girare dove? Nel browser. Quando io sto guardando questa pagina, il server mi ha già dimenticato da un secolo. L'unica cosa che ha fatto mi ha dato l'HTML. Ma nell'HTML queste operazioni qui non si possono descrivere. Il browser non lo può sapere a priori.
come comportarsi. Cioè, lo stesso ragionamento che abbiamo fatto tra web server e application server. Il web server era un componente standard. Per avere un comportamento personalizzato serviva un linguaggio di programmazione separato, che si integrasse col primo, ma separato. La stessa cosa adesso la facciamo accadere anche sul browser. Il browser dispone, che è un componente standard, quindi di per sé non saprebbe come aggiungere dei comportamenti dinamici alle pagine di tutti i siti del mondo in modo standard. Il browser viene quindi dotato di un linguaggio di programmazione. E quindi abbiamo aggiunto dei pezzi. Abbiamo aggiunto dentro il browser, quindi dentro tutti i browser che scaricate, lì dentro, in pancia, hanno anche un interprete di un linguaggio di programmazione. Linguaggio di programmazione che è in grado di interagire col motore di layout, capendo cosa c'è sulla pagina e modificandone i contenuti. Quindi il layout non è più fisso, viene fatto una volta inizialmente sulla base dell'HTML. E poi il software che noi scriviamo in questo linguaggio JavaScript può andare a modificare, dire layout, adesso per favore mostra questo, cambia questo sfondo, cancella questo elemento. È come se venisse modificato l'HTML. In realtà non viene modificato l'HTML, ma si dice al motore di layout di tener conto di variazioni successive. A differenza però di ciò che abbiamo fatto lato server, dove qui l'applicazione può essere scritta in una varietà di linguaggi diversi, da questo lato invece non posso avere una varietà di linguaggi diversi, devo averne uno solo. Perché questo è un interprete, allora fatemi fare, scusate, un mezzo passo indietro, questo è un interprete di un linguaggio di programmazione. Questo linguaggio di programmazione, ok, esegue quali programmi? Da dove li prende questi programmi? Mica se li inventa. Gliele deve dare il server web. Quindi cosa succede? Quando io vado su una pagina che ha un comportamento dinamico di questo genere, la pagina contiene al proprio interno non solo il testo, i riferimenti alle immagini, eccetera, contiene anche un riferimento a dei programmini da caricare. In gergo si chiamano script, dei blocchi di istruzioni scritti nel linguaggio JavaScript, che è un linguaggio che è stato inventato apposta per questo dalla Netscape nel 95. Netscape adesso non esiste più, ma è la nonna di Firefox. Questo è un linguaggio di programmazione che è stato inventato e i browser hanno cominciato a interpretare, a integrare dei motori in grado di comprendere questo linguaggio. Deve essere unico, perché se lato server, a destra della figura, qualcuno mi scrive uno script, un programmino che deve girare all'interno di una pagina, non so quale sarà il browser con cui gli utenti verranno a vedere la mia pagina. Questo stesso script dovrà essere interpretato correttamente da tutti i browser. Quindi non posso io, lato server, scegliere che linguaggio di programmazione usare. No, dovrò usare il linguaggio di programmazione che i browser supportano. E quindi deve essere unico, no? Quindi la programmazione lato server avviene con una varietà di linguaggi. La programmazione lato browser avviene con un linguaggio solo. Perché non sta allo sviluppatore web scegliere questo linguaggio, perché deve per forza adeguarsi al linguaggio che è integrato dentro i browser. Punto, che quello è. La Microsoft ci ha tentato per un certo periodo di integrare dentro il proprio browser Internet Explorer non solamente il linguaggio JavaScript, ma anche un linguaggio VBScript derivato dal Visual Basic. Con rispetto parlando non l'ha cagata nessuno, nel senso che non ha preso piede, no? Il web nasce per essere interoperabile. Dire che se per andare a navigare su quel sito devi avere quel software, per navigare su quell'altro sito devi usare quell'altro software, non è internet, non è web. No? E di fatto le dinamiche, ogni tanto ci tentano, no? Le multinazionali di dire no, ma per far questo devi usare il mio prodotto. Per fortuna il numero di utenti e la domanda, diciamo così, interoperabilità degli utenti è così forte che viene ogni volta ribaltato, no?
che la stessa Apple ha fatto un browser che è standard, quindi è detto tutto. Vabbè, allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo dentro il browser la possibilità di interpretare un linguaggio di programmazione. Questo linguaggio di programmazione che esegue i programmi che il server web fornirà. Quindi nella pagina HTML, così come ho il tag image per richiamare un'immagine che fa sì che il browser faccia una nuova richiesta HTTP e mi mandi l'immagine, all'interno della pagina HTML avrò anche un altro tag che si chiama script. Un tag script fa sì che il browser richieda dal server, appunto, uno script, un programmino, un linguaggio JavaScript, se lo carichi e cominci ad eseguirlo. Quindi se andiamo a vedere questa pagina qui, vedete che ci sono tonnellate di tag script, source uguale e include delle cose. Script qua sotto, source uguale un altro, guarda cerca.js, probabilmente ha a che fare con il mio bottoncino di ricerca. Eccetera, eccetera. Quindi la pagina HTML richiama dal server, quindi questi file JavaScript, se li prende e comincia ad eseguirli. Occhio che così ho descritto il virus più potente del mondo. Mi collego a un sito, alla sua home page, mi dà un HTML, HTML dentro ha un riferimento innocuo script, che fa sì che il mio browser chieda a quel server lì, che non conosco, un file, un programma, me lo carica sul mio browser e comincia a eseguirlo. Cioè, noi tutte le volte che navighiamo, eseguiamo dei programmi scritti da programmatori ignoti che, girano su, che ci sono stati dati e girano sul nostro computer. Per fortuna le implementazioni del browser sono state molto caute in questo, quindi c'è una serie di livelli di protezione per cui questi programmini che girano dentro il browser, questi script, hanno accesso solamente a questo pezzo qua del vostro computer, solamente al contenuto della pagina corrente. Per cui addirittura se su un browser avete più tab aperte, più linguette aperte, più schede si chiamano, scusate, più schede aperte, il JavaScript che gira in una scheda non può neanche sapere cosa c'è nella scheda a fianco, ma neanche sapere su che pagina sei nella scheda a fianco. A meno di bug nei browser che di tanto in tanto ci sono e quindi nascono poi dei problemi di sicurezza. No? Quindi bisogna fare molta attenzione, io vado su un sito, per il fatto di andare su un sito, parte un programma in esecuzione sul mio computer, quello lì se mi cancella tutti i dati o mi ruba le password potrebbe non far piacere. No? Però, diciamo così, questo qui è molto blindato come tipo di esecuzione, non è un programmino qualunque scritto in C che compilo e poi può fare i danni che vuole. È un programmino che viene eseguito in un ambiente controllato. Controllato, ma che cosa può fare? Può interagire col contenuto della pagina. Quindi questo motore JavaScript è in grado di capire l'HTML, interpreta il JavaScript e attraverso un'interfaccia che prende il nome di DOM, Document Object Model, che a voi non dice molto perché non avendo fatto programmazione oggetti, ma è un modello ad oggetti della pagina, quindi rende accessibile il contenuto della pagina in una forma più agevole per il programmatore. Permette di fare questi giochini qui, per cui io posso dire, o programmare un evento del tipo quando il mouse va sopra una certa area, esegui questa procedura di codice. E questa procedura di codice dirà, ah, vai a prendere quel rettangolo bianco, visualizzalo e nascondi quell'altro e cose di questo genere. Chissà se riusciamo a riconoscerlo qua. Non so, non me la sono studiata prima. Bisogna capire se è qua. No, qua non c'è. Qui c'è solamente il codice che fa cambiare le immagini della galleria di immagini. E questo è un pezzo di programmino che mette in pausa, va da un elemento all'altro, passa all'elemento successivo, cose di questo genere. Adesso non pretendiamo di capirlo, no? Però apprezziamo il fatto che tutte le volte che c'è un elemento su una pagina che cambia o per conto suo, come questa immagine che cambia periodicamente, o in risposta di azioni dell'utente che non siano quello di cliccare su un link per andare su una pagina successiva, vuol dire che lì dietro c'è uno o più script JavaScript che stanno lavorando. Contestualmente, è una tecnologia completamente diversa, ma le due vanno molto a braccetto.
si è rivisto completamente la metodologia di impaginazione delle pagine, il layout, no? Come impaginare le pagine. Nelle prime versioni dell'HTML l'impaginazione, il fatto ad esempio di mettere due colonne, contenuto a sinistra e contenuto a destra, veniva fatto creando una tabella. Tabella, prima cella, seconda cella. Il che un pochino rendeva complicate le cose, difficile l'adattamento a dispositivi con risoluzioni diverse, difficile costruire layout complicati, dinamici, eccetera. Per cui è stato buttato via, o almeno deprecato, come si dice negli standard, cioè consigliato di non usare, la modalità di impaginazione usando tabelle, usando direttamente i tag nell'HTML, e è nato un nuovo linguaggio, un altro linguaggio, chiamato CSS, che permette di esprimere i cosiddetti fogli di stile. Un foglio di stile è una dichiarazione di come deve essere visualizzato un certo elemento sulla base di parametri. Cioè io posso decidere cos'è che decide che, dov'è? Qua. Che in questa pagina i titoli siano in arancione. No? E in un'altra pagina invece il titolo sia, non so, devo vedere la pagina del mio corso, sempre dei sistemi informativi del corso 1, i titoli sono in blu. Cos'è che lo decide? Lo decide il foglio di stile, per cui se uno va a vedere da qualche parte, in questa pagina viene richiamato un foglio di stile, sempre attraverso un link. E questo foglio di stile ha le istruzioni, da un certo punto avrà le istruzioni che dice che un titolo di secondo livello ha dimensioni di 12 punti e a sua volta, da qualche parte, è definito anche il colore, dunque in H1, questo è il bordo inferiore degli H1. Boh, dov'è il colore? Da qualche altra parte sarà definito il colore degli heading. Adesso non ho scritto io questo CSS, quindi non mi oriento. Questi sono, per darvi un'idea del linguaggio di programmazione, gli elementi che sono etichettati con questo nome assumono una formattazione che è dichiarata da una serie di attributi di proprietà di questo genere. Che cosa ho fatto? Ho separato il contenuto, l'HTML, dal layout, colori, dimensioni, misure, posizioni. Li ho messi in due posti diversi, il che rende molto facile, ad esempio, avere un'uniformità di layout di un sito, perché se poi decido di cambiare quel colore, vado a cambiare semplicemente il foglio di stile e tutte le pagine automaticamente si adatteranno. Se voglio fare la versione mobile di un sito, userò un foglio di stile con i font diversi, con l'impaginazione anziché affiancata uno sotto l'altro, in modo che anche sugli smartphone si riesca a leggere, cambiando il foglio di stile che ha le istruzioni per il layout, ma la pagina, l'HTML, la parte difficile, la parte dinamica, non cambia. Quindi si è evoluto anche nel modo di programmazione. Tra l'altro questo semplifica molto la vita al nostro caro JavaScript, perché può andare a toccare il foglio di stile, quindi quando vi dicevo fa comparire o fa scomparire questo rettangolo bianco, è un'operazione unica che modifica lo stile di quell'elemento lì, passando da invisibile a visibile, finito lì, cambia il valore di una variabile. Quindi si è evoluta anche di molto la programmazione lato client, con questo. E quindi il browser, più che semplicemente un oggetto che fa layout e fa visualizzazione, è diventato quasi un piccolo sistema operativo al suo interno. C'è un suo linguaggio di programmazione, c'è delle sue librerie, c'è dei suoi diciamo, quei meccanismi di protezione, di gestione. Finora, con questa figura, in realtà siamo ancora limitati dal fatto che questo motore JavaScript non può avere altra informazione che quella che fosse già memorizzata all'interno dell'HTML di partenza. Cioè, lui può accedere al contenuto dell'HTML, ma non può accedere a nient'altro. Quindi tutta l'informazione che non era, che non fosse in questo HTML di partenza, lui non la può conoscere. Quindi, di fatto, messo così, serve per fare effetti estetici. Modificare diciamo così, la presentazione di un contenuto che però già c'è. Quando
quelle figure lì che cambiano in home page, quelle le ha già caricate tutte subito il browser. Semplicemente il JavaScript, anziché metterle a fianco una all'altra, lui le cambia, le fa cambiare, fa questo effetto qua. A qualcuno probabilmente è piaciuto. E quindi limita un pochino l'utilità di questo. No, per carità, dal punto di vista estetico, anche funzionale, no? di facilità di interazione, è utile. Ma dal punto di vista dell'informazione non cambia nulla, delle capacità di che cosa ci puoi fare non cambia nulla. Anziché avere la versione vecchia del sito con dei menu infiniti, questi menu ci sono ancora, ma semplicemente scompaiono. No? Va bene, un aspetto estetico, perché anche funzionale, ma... Cosa è stato aggiunto poi ancora? L'anello mancante, con quello che viene chiamato, o veniva chiamato genericamente Web 2.0. No? Web 2.0 è una serie di, non tanto di tecnologie nuove, ma di modi nuovi di usare le stesse tecnologie per cambiare ancora una volta il modo di programmare, a questo punto invece a cavallo tra il server e il browser. Quindi abbiamo visto una prima fase, crescita e potenziamento del lato server, poi potenziamento del lato client. Nel Web 2 si incasina tutto. E la tecnologia del Web 2 è quella che poi ha reso possibile la costruzione di quelle che noi chiamiamo social community o social websites o cose di questo genere. Quindi il primo sito di grande diffusione che usava queste tecnologie, che adesso cerco di illustrarvi, è stato Gmail, la prima versione di Gmail, che hanno dimostrato che all'interno di un browser era possibile emulare il comportamento di un programma di posta elettronica. Rivoluzione. Poi da allora tutti hanno copiato, imparato, migliorato e siamo oggi con tutti questi siti che sono ricchissimi di funzionalità. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, fatemelo vedere prima qua, poi torniamo con l'altra figura. Ho aggiunto qua una sola freccia, quella rossa, che è la possibilità per il codice JavaScript messo lì dentro di fare delle richieste a un server web, in realtà allo stesso server web da cui lui è stato servito, da cui lui è stato restituito, e non qualunque server web del mondo, anche se in realtà ci sono dei modi per aggirarlo. In realtà il JavaScript ha sempre potuto fare delle richieste web, HTTP, cioè attraverso il codice JavaScript è possibile cambiare l'indirizzo della pagina. Quindi il codice JavaScript, se io clicco ad un certo punto, il codice JavaScript può decidere che, ok, cambio la URL, non è più polito.it, ma è didattica.polito.it. E questo cambio di indirizzo, questo valore qui, document.location si chiama in JavaScript, è una variabile sotto il controllo del codice JavaScript. Quindi in realtà la novità non è il fatto che il codice JavaScript può fare una richiesta a un server, perché bastava modificare la document location, che automaticamente il browser, vedendo l'indirizzo modificato, diceva: oh caspita, questo indirizzo non è più quello di prima, devo fare una richiesta al server per avere la pagina aggiornata. Il problema è che con la modalità vecchia, prima di questa freccia rossa, che non è il treno, cambiare la URL, quindi fare una nuova richiesta, equivaleva a un suicidio del codice JavaScript. Perché equivaleva a richiamare una nuova pagina HTML, la quale buttava via quella vecchia, e quindi il JavaScript antecedente veniva cancellato, ucciso e smetteva di funzionare, cioè non c'era più. Eventualmente la pagina nuova avrebbe potuto caricare un nuovo JavaScript, magari lo stesso di prima, ma questo in realtà era nuovo, ripartiva da zero. Ma ricordiamoci che per motivi di sicurezza il codice JavaScript vive dentro la pagina, vede solo la pagina corrente, quindi non può sapere cosa c'era nella pagina precedente, né in quella successiva, né in quelle vicine, eccetera, eccetera. Quindi, per carità, poter modificare la URL, fare delle richieste con modalità suicida, aveva delle limitazioni sul tipo di comportamenti che puoi fare. Allora, quello che hanno aggiunto invece è la possibilità di fare delle richieste asincrone. Una richiesta asincrona, no, in questo senso, qui in questo contesto, significa che il codice JavaScript fa una richiesta che però non è sincronizzata col cambio pagina, è una richiesta che va in parallelo, a latere. Quindi mentre io sono su una pagina e ci rimango, il codice JavaScript può
mentre io sono su quella pagina, fare delle richieste al server, tipicamente per chiedere delle informazioni in più, e queste informazioni vengono risposte, quindi c'è un dialogo tra quel JavaScript e quel server web. In realtà il server web non è niente, è solamente un passacarte HTTP, in realtà dall'altra parte ci sarà un'applicazione web che risponde a queste richieste fatte dal codice JavaScript. E questo JavaScript che cosa chiederà? Beh, di solito questa applicazione web normalmente ritorna una pagina HTML completa. In questo caso il codice JavaScript non se ne fa nulla di una pagina HTML completa, chiederà delle cose più specifiche, dei dati, non un file HTML, dei dati codificati in qualche modo, ad esempio in XML, in altri formati comodi da trasferire. Che cosa ci permette di fare questo? Vabbè, prendiamo questo. Nel momento in cui io scrivo sistemi informativi, cambiano quelle informazioni che ci sono lì sotto. L'autocompletamento. Talmente scontato che non ci pensiamo più. Cosa vuol dire autocompletamento? Vuol dire che man mano che io scrivo, l'elenco dei possibili completamenti di ciò che sto scrivendo non può essere noto alla pagina HTML in partenza, che mica si carica tutto lo scibile di stringhe di ricerca possibili quando io clicco sulla pagina. Ma man mano che io premo un tasto e rimanendo sulla stessa pagina, il codice JavaScript che c'è su questa pagina intercetta la pressione del tasto, prende la stringa parziale che ho scritto, di nascosto la manda a Google e gli chiede: senti, ma sta parola qua com'è che tu la completeresti? Google risponde con quattro alternative. Queste quattro alternative vengono rimandate al codice JavaScript di questa pagina, al codice di autocomplete, il quale le prende, le mette in bella, cioè disegna quel rettangolino bianco e le scrive lì sotto. Ogni volta che premiamo un tasto. Sistemi informativi. Quindi ogni volta che voi premete un tasto, tra l'altro poi a un certo punto, quando la cosa è abbastanza precisa, lui, in questo caso poi Google, ti dà già, lancia già la ricerca e cambia anche la pagina sottostante. Quindi compaiono sulla pagina dei contenuti che non c'erano, ma che il codice JavaScript va a prendersi interrogando, interagendo, dialogando quasi con il server web, con opportune applicazioni che servono per questo tipo di integrazione. Allora, questo è ciò che ti permette di restare sempre sulla stessa pagina, no, pensate a Gmail, pensate a Facebook, pensate a Twitter, la pagina è sempre quella. Il contenuto cambia in continuazione. Nel momento in cui tu clicchi su mi piace, per far fare un esempio che ho capito che avete presente, non è un click come il click che fai sulla pagina di Torchiano che ti fa scaricare il documento che ti passa a una pagina diversa. Quel click lì non cambia pagina, viene intercettato dal codice JavaScript che manda a Facebook una richiesta dicendo: guarda che questo utente ha fatto mi piace su questo post. E Facebook dice: ah, grazie, bene, incremento il mio contatore, senti, ti do indietro l'informazione aggiornata sul numero di mi piace. Quando voi col cursore andate sopra un link per vedere l'elenco delle persone che hanno fatto mi piace, in quella pagina non ci sono, ma nel momento in cui col cursore andate, col mouse andate su quel link, il codice JavaScript capisce, intercetta questa azione, fa una richiesta a Facebook, il quale gli ritorna l'elenco delle persone, e magari le urla alle immaginine fatte in piccolo, ritorna indietro e il codice JavaScript, quando ritorna queste informazioni, disegna il rettangolino. Vi accorgerete che quando navigate su una connessione più lenta faticano ad apparire queste informazioni aggiuntive, l'autocompletamento, eccetera, eccetera. Perché non sono informazioni che sono disponibili lì fresche, all'istante. Richiedono ogni volta un'interazione col server. Per cui se voi andate a vedere con uno strumento che vi permette di monitorare l'azione del browser, no scusate, non questo, riprendiamo di nuovo il nostro caro Firebug. Ripartiamo da questa pagina e proviamo, mentre io scrivo sistemi informativi,
Man mano che io scrivo, quello che vedete è che il browser sta facendo delle richieste in più. E qui, man mano che scrivo, mi muovo, poi tra l'altro l'autocompletamento di Google è uno di quelli più parsimoniosi, che non fa tante richieste, ma molti altri siti in realtà sparano in continuazione, dialogano, chiacchierano in continuazione col server, no? Per la gioia del piano dati del vostro operatore. Tra l'altro, immaginatevi di essere proprietari di quel server, e di poter tenere traccia di tutto ciò che scrivono tutti i vostri utenti lettera per lettera. E non è anonimo, perché se avete fatto il login su Facebook lui se lo ricorda e cose del genere. Quindi hanno un potere enorme questi grandi siti di capacità di tracciare i comportamenti degli utenti. Poi bisogna anche avere la capacità poi di capirli questi dati, perché quando tu hai 10 miliardi di tasti premuti al giorno, devi poi riuscire a estrarre, no, dell'informazione utile da questi, ma lo fanno. Il motivo per cui vi offrono i servizi gratuiti è perché nell'utilizzarli, vabbè, da un lato c'è il lato a cui potete comprare la versione professionale, ma se no, nell'utilizzare i servizi state fornendo una quantità di dati enorme che poi loro possono valorizzare. No? In campo di internet c'è un detto che dice: quando qualcosa non lo paghi, vuol dire che il prodotto che stanno vendendo sei tu. Però vabbè, qui fermiamoci al lato tecnico della cosa. Quindi questa figurina qui, no, ci dice che questo Java sta assumendo un'importanza quasi maggiore in alcuni tipi di applicazioni, quasi maggiore di questa applicazione web. Nel senso che una volta tutto era fatto col paradigma del cambio pagina, e l'applicazione web deve costruire la pagina nuova. Oggi ci sono molti siti, se andate a vedere l'HTML di Twitter, fa spavento, è vuoto, non c'è niente. Perché viene tutto popolato dinamicamente dopo. L'HTML che mi dà all'inizio è vuoto, vuoto, non ha zero. E poi il JavaScript va ad aggiungere elementi, interroga, aggiunge elementi man mano. No? Tutto con questo meccanismo qua. E quindi diventa. L'applicazione gira quasi più qua che non là. Eh? E l'applicazione invece lato server diventa una serie di funzionalità che sono al servizio delle richieste che fa questo codice JavaScript. Questo tra l'altro è stato possibile per il fatto che la velocità di esecuzione di questo JavaScript è aumentata di 100 volte negli ultimi 5 anni. Sia perché i computer sono diventati più veloci, ma soprattutto perché l'implementazione dentro i browser hanno cominciato a farsi la guerra. Prima si faceva una guerra sulla velocità di layout, di rendering delle pagine. Una pagina complicata con tante immagini, tante tabelle, io sono più veloce di te. Oppure sui formati, sulla capacità di supportare cose strane. E poi raggiunta la saturazione in cui praticamente di meglio non potevi fare, perché quando sei sotto 20 millisecondi, che è il tempo di un battito di ciglia, che gli frega l'utente se sei un pochino più veloce. E invece hanno cominciato a farsi la guerra. In senso benefico, nel senso che poi i vari produttori di browser, ognuno cercava di superare l'altro e tutti noi ci abbiamo beneficiato perché abbiamo dei motori JavaScript che sono 10 volte più veloci a parità di hardware di 4-5 anni fa, con il fatto che poi l'hardware a sua volta è diventato 10 volte più veloce, allora puoi fare queste cose. Ecco, 10 anni fa non sarebbe stato pensabile. Se avete ancora da qualche parte un vecchio PC con un Windows 2000 o cose del genere, provateci, no? A navigare i siti di oggi. Con la gioia ovviamente di chi vi vende i computer più veloci, ma tutto è collegato. Quindi questa è l'architettura di un sito moderno. Se noi li contiamo anche solo il numero di linguaggi di programmazione diversi che ci sono in questa slide, beh, c'è l'HTML di sicuro, poi CSS, le immagini. Un JavaScript, che fa la parte da padrone, un linguaggio di programmazione lato server, mettiamo che sia PHP oppure Java, l'SQL c'è di sicuro, e poi un formato di scambio dati, tipicamente l'XML, il JSON, insomma, non bastano le dita di una mano, no? Stiamo su due, ma forse neanche sempre. Questo è il toolkit che chi sviluppa qualunque tipo di applicazione web oggi deve possedere.
È nato così, per aggiunte successive. Se l'avessimo progettato da zero, avessimo conosciuto il futuro, probabilmente avremmo progettato una cosa più semplice, meno accrocchiata, meno fatta di aggiunte di linguaggi diversi che sì, sono simili, ma pure no, ma hanno ruoli diversi. Non ci posso far nulla. Però questo non lo cambi più. Quando hai un'architettura che è installata su milioni di siti, quella è. È complicato, ma per fortuna, diciamo, è abbastanza standard, nel senso che le uniche variabili sono il linguaggio di programmazione che c'è qui. Il web server può essere diverso, ma è del tutto trasparente, tranne per il tappino che lo deve configurare o installare, poiché ci sia un web server o un altro, diciamo Apache, Microsoft o altro, è un elemento che fa il suo lavoro e non dà fastidio. Idem per il DBMS. Fa il suo lavoro, non dà fastidio, tranne ovviamente chi deve amministrarlo e chi deve scrivere le query, perché il linguaggio SQL, pur essendo uno standard internazionale, ogni database implementa le sue varianti rispetto allo standard, perché gli standard non sono belli se non ce ne sono tanti, e così via, no? Così come l'implementazione di JavaScript di ciascuno di questi browser si somigliano tanto, c'è uno standard però, no? Quindi, l'architettura è questa, ci sono piccole varianti qua e là che complicano la vita. Però se tu impari in questa architettura qui, passi a un sito completamente diverso, i concetti, i ruoli, i livelli sono sempre gli stessi. Che tu stia facendo un sito per gioco o che stia facendo il sistema informativo di un'azienda. Allora, questa è l'architettura web, dicevo, moderna, che è sufficiente se devi fare, no, un sito di ricette di cucina della nonna, tanto per dire qualche cosa, che non abbia particolari requisiti stringenti di affidabilità o di prestazioni. Qualcosa che quando funziona, funziona bene. La parolina enterprise, che poi in italiano nel corso la chiamiamo aziendale, significa passare dal quando funziona al deve funzionare. Significa passare dal mi arrangio io, mi metto i dati qui, al guarda che i dati sono quelli che abbiamo accumulato in azienda nei 20 anni precedenti, che sono in quel server là che nessuno sa più come gestire. Significa passare dal vabbè, alla fine una volta che i miei utenti vedono le mie pagine, beh, in realtà questo processo di acquisto si completa transitando su tre siti diversi, perché uno è l'ordine, l'altro la conferma, l'altro il pagamento, e sono gestiti da parti aziendali diverse, ciascuno con il suo sistema informativo diverso. È tanto più facile fare l'imprenditore internet. Parti da zero, dal foglio bianco, ti crei il tuo sito, poi non è facile sopravvivere a livello di mercato. Di tante idee, il 99% muoiono. Però parti da un foglio bianco e dici, io creo un nuovo servizio. L'architettura è questa, costruisco, faccio le mie scelte, sono libero, parto da zero. E invece se mi metto in un contesto enterprise, l'azienda, nella maggior parte dei casi, quel sistema informativo che sto creando non sarà l'unico dell'azienda. Molto probabilmente il sistema informativo che sto creando non sarà isolato, non dovrà essere isolato rispetto agli altri sistemi informativi che già ci sono in azienda. Altri sistemi informativi, i quali, quando sono fortunato, saranno alcuni, quelli più moderni, già fatti con tecnologie web o web-like. Altri c'è di tutto. Vedi aziende in giro, spero che molti di voi abbiano fatto il tirocinio, quindi avranno avuto modo di vedere. C'è gente, ci sono aziende che dicono, chiamano sistema informativo un foglio Excel, no? Con tutto il rispetto, però quello è il loro livello. Allora tu devi integrare il tuo sito web con informazioni che stanno dentro un foglio Excel, che fai? No? Come fai? Però devi farlo. No? Lì i problemi cominciano a nascere e crescere, no? Ci sono invece aziende che hanno sistemi informativi, programmini, no? Programma, ma sì, un programma è fatto da uno che è stato qua 3, 4, 5 anni fa, ci ha fatto questi programmi, poi adesso c'è un altro che più o meno ci mette le mani e sa come modificarli quando c'è da fare qualche piccola modifica. Questa frase l'ho sentita dire tante volte.
fatti in Visual Basic, in Visual C, in Delphi, nel linguaggio che capitava a chi era lì in quel momento, no? I vostri colleghi di organizzazione che hanno qualche capacità di programmazione in più, tanti tirocini vanno in azienducole, no, questo succede spesso sulle aziende piccole, sulle grosse ci sono altri problemi, vi dico tra un secondo, in cui dicono, ma sì, ma tu che più o meno te la cavi, mi fai questa funzione, mi fai, e allora poi lo studente, se sapeva bene il C, l'ha fatta in C, se sapeva il PHP, l'ha fatta in PHP, se sapeva il Visual Basic, l'ha fatta in Visual Basic, è rimasta lì, un'applicazione, ma viene usata per anni, chi l'ha fatta è andato a fare la sua vita altrove, no? Però quando tu cominci a dire, va bene, ragioniamo non più in termini di un PC che fa una cosa, un altro che fa un'altra, ma di sistema informativo integrato, e allora lì devi andare a prendere i pezzi e metterli insieme. Poi sul lato opposto le grandi aziende invece hanno problemi diversi, sono grandi aziende che magari hanno investito in sistemi informativi monolitici enormi da 30 anni, no? Cioè i primi computer della storia negli anni 60, a partire dagli anni 60 erano venduti ai governi che li usavano nei dipartimenti militari e nei dipartimenti, diciamo, demografici, quindi per fare censimenti e per fare calcoli di traiettoria dei missili, tanto per capirci, o bilancio, e gli altri grandi clienti, i primi, dall'inizio sono state banche e assicurazioni, che avevano bisogno di tenere traccia di grosse quantità di dati e di informazioni, numeri, per carità. E molti di questi sistemi, non proprio della prima generazione, ma della seconda generazione, sono ancora funzionanti oggi. Non in termini di hardware, quella stessa macchina che hai comprato nel 1980 dall'IBM e occupava due stanzoni, ma la versione virtualizzata di quella macchina lì, che adesso gira dentro un server, nella mia sala server condizionata, ma a parte il fatto che è virtualizzata, c'è sempre lo stesso software che ci gira sopra. Con la gestione dati, molte delle applicazioni in livello enterprise sono state create prima ancora che si inventassero le basi dati relazionali come le conosciamo oggi, quindi il linguaggio SQL non esisteva ancora, i dati venivano memorizzati in forma binaria. E anche qua tu ti devi integrare con quei dati? Eh sì. Quindi i problemi nascono, no? Di nuovo, problemi di affidabilità. Prima ho detto, sì, ma se ho bisogno di un carico più forte, il server web logico è uno, il fisico può essere diviso su più macchine. No, che finché lo dico a parole è bello, ma farlo poi in concreto cosa vuol dire? Vuol dire che ho un utente che magari si collega a una pagina, l'HTML lo prende da un server fisico, l'immagine lo prende da un altro, il JavaScript da un altro ancora, e tutti questi server devono essere poi allineati perché devono sapere tutti chi è l'utente e cosa sta facendo. E quindi sono problemi di complessità in più, che però sono necessari nel momento in cui voglio poter sopravvivere a dei guasti. Se una macchina si spegne, ho bisogno di fare manutenzione, ho bisogno di fare aggiornamento, non posso dire non la posso spegnere. Non esiste. È così come non esiste spegnere o rendere non disponibile il servizio per certe ore del giorno. No, io mi arrabbio tutte le volte perché chissà perché mi viene sempre in mente di pagare la bolletta dell'Enel alle 10:30, 11 di sera. Perché si vede che per me è un orario comodo. Sistematicamente a quell'ora lì il sito dell'Enel in cui puoi pagare la bolletta ti dice sistema manutenzione, qualcosa di questo genere, riprova più tardi. Quindi hanno deciso che per un'ora, un'ora e mezza al giorno alcuni servizi non sono disponibili. Ma non mi sembra, no? Se voi calcolate l'affidabilità, la disponibilità del sistema. È un sistema in cui su 24 ore ce n'è una e mezza in cui non è disponibile, è una affidabilità che credo che sia inferiore al 95%, forse anche meno, adesso non sono stato bravo a fare i calcoli a mente. C'è qualcosa che non va, è stato progettato male. Però per dire, per arrivare a grandi livelli di disponibilità e di affidabilità, quindi un sistema che funzioni, poi occhio, perché poi sono quelli del marketing che rivendono la cosa al 99,99% di disponibilità. Però vuol dire che tu non hai neanche la possibilità di aggiornare, no, di aggiornare il sistema operativo, perché il tempo di aggiornare e riavviare una macchina sono 10 minuti, se lo fai due volte all'anno ti sei giocato tutto il tuo 0,01% di tempo di fermo che avevi dichiarato ai tuoi clienti.
Però d'altronde non puoi neanche inventare un sistema in cui dice, beh, non lo tocco perché non succede nulla. Non è possibile, qualcosa deve essere sempre aggiornato. Allora inventate delle architetture molto più modulari, molto più flessibili, in cui un server può essere spento perché tanto mentre spengo questo c'è un altro di backup o cose di questo genere. Allora le cose si complicano, le architetture si complicano. Dal punto di vista logico è la stessa cosa. Però tante volte, appunto, dal punto di vista fisico si complicano e l'altro problema è che l'accesso ai dati non è sempre così agevole, perché i dati non sono sempre, o non sono quasi mai, nella forma in cui mi piacerebbe averli, cioè nel mio database fatto come voglio io. E quindi in realtà, appunto, la differenza tra un sito amatoriale, un sito aziendale, un servizio, un sistema informativo aziendale, sta in una serie di, diciamo così, attributi, la maggior parte dei quali non funzionali, sono tutti requisiti non funzionali. Cioè alla fine magari fai le stesse cose, però se le fai in un contesto aziendale le devi fare in un modo più difficile, più complesso, perché devono avere una qualità del servizio maggiore, perché non puoi tollerare certe cose. Io dico aziendale rispetto all'amatoriale. Poi quelli aziendali, quando parlo, ho principalmente in mente i sistemi informativi intranet, cioè quelli interni all'azienda. Ma se pensiamo ai grandi portali web che abbiamo citato oggi, hanno lo stesso problema, no? Nel senso che non è accettabile che un sito, no, di Facebook o di Twitter o di Google siano non accessibili per un'ora di fila. Quando succede fa notizia, no? Tanto per dirne una. No? Quindi si dà per scontato che questi problemi non ci siano, ma non è questione di fortuna che funzionano sempre, è questione di progettazione. Averlo progettato bene e aver speso i soldi dovuti per renderlo, no, affidabile, ridondato e gestibile nel modo giusto. Poi ci sono anche variabili che oggi non possiamo toccare legate agli utenti, che sono tutte legate al mondo dell'usabilità, della facilità d'uso, ma ne dico solo una. Se io sto usando un servizio, diciamo così, amatoriale, va bene. Se lo stesso servizio lo sto usando in senso aziendale, vuol dire che quel servizio o lo sto pagando, oppure fa parte del mio lavoro, quindi di fatto fa parte delle azioni, delle procedure che sono richieste dalla mia azienda per poter produrre il valore che l'azienda produce. Allora vuol dire che la disponibilità, no, di quel sistema informativo è critica. Cioè se io una cosa la pago, immediatamente divento più esigente, pretendo che funzioni, ma è normale. Se invece è offerta, diciamo così, gratuitamente, senza troppe garanzie, se c'è bene, se no me ne faccio una ragione tranquillamente. No? E allora questo cambia proprio dall'inizio tutta l'impostazione del progetto, dove la funzionalità diventa quasi secondaria rispetto alla validità di tutte queste proprietà di corretto funzionamento. Facciamo un esempio, la Google, no, vi offre tutti i servizi tipo, sai, Google Document, non si chiama Drive adesso, il Gmail, il motore di ricerca, ma li conoscete, no? C'è anche la versione a pagamento, Google Apps si chiama. Google Apps tu ti puoi comprare il tuo dominio, paghi un tanto al mese in funzione della quantità di spazio che vuoi avere, e ti dà la mail, ti dà la possibilità di salvare i documenti riservati alla tua azienda, le mail per i tuoi dipendenti, il calendario condiviso a livello aziendale, eccetera, eccetera, il Google Calendar anche c'era. Quindi gli stessi servizi che offre gratuitamente a tutti, li offre a pagamento a livello aziendale. Le nuove funzionalità, le novità, dove appaiono prima? Nella versione pubblica gratuita o nella versione aziendale a pagamento? Nella versione pubblica gratuita. Ci sono delle cose nuove, saltano fuori nella versione gratuita e cosa fanno? Ci usano tutti quelli che usano la versione gratuita come tester,
per fare esperimenti, vedere se una cosa funziona o non funziona, limarne gli errori, e quando è consolidata, si rendono conto che la gente la usa, capiscono come la gente la usa, la migliorano e a posto, allora la aggiungono anche nella versione professionale. Perché là non si può rischiare di mettere una cosa che poi non funziona bene e dopo un po' cambio idea e torno indietro. Dai, degli utenti che hanno pagato per un servizio e pretendono che funzioni, punto. Ha qualche orpello in meno, è meno importante. L'aspetto funzionale è meno importante rispetto all'aspetto non funzionale in ambito enterprise, molto spesso. Per cui trovate magari molti servizi aziendali che sono molto più rozzi, grezzi, brutti, se vogliamo, rispetto ai siti che si usano normalmente. Ma sono più affidabili, è proprio un modo diverso di impostare la progettazione, no? Fornire priorità ai vari tipi di attributi che un sistema rappresenta. E poi c'è il problema del costo, e tra l'altro è una struttura abbastanza profonda sulla percezione di quanto costa un sistema informativo nel campo del web. Il sistema informativo, diciamo così, non web, è una roba da specialisti, no? Ti vengono ancora in mente le foto che vedevi degli anni 70 di gente in camice bianco, no? Che programmava. Allora dicevo, beh, è una roba proprio persone di nicchia all'interno dei centri di elaborazione che sono solo loro che sanno farle. Quindi automaticamente è associato a un certo livello di costo, anche solo psicologicamente. Le applicazioni web è roba che si può raccontare in 2 ore. I linguaggi di programmazione si imparano in 2 mesi, almeno a livello base. Chiunque lo può fare, cioè prendete un ragazzotto con diploma di perito informatico, ve lo sa mettere su un sito web, che crescerà la prima volta che supererà i 100 utenti, garantito, che non sopporterà, non sarà scalabile, non sarà in grado di supportare un grande traffico di utenti, non sarà in grado di supportare nessun tipo di guardia, perché funziona così, quando va bene funziona, no? A livello poco più che amatoriale. Il problema è che in molti, diciamo, quelli, livelli di tipo decisionale, questa differenza tra ma sì, ma c'è un sito che anche un ragazzino di 18 anni mi può fare in una settimana e gli do 800 euro rispetto a qui c'è un progetto fatto bene di un sito con dei server e tutto e mi costa 40.000 euro. Allora, questa differenza c'è tutta dal punto di vista tecnico. È molto difficile da percepire dal punto di vista di chi deve decidere, di chi deve approvare il budget, di chi deve pianificare le azioni, perché in fin dei conti ti colleghi con un browser e le cose le vedi. La complessità sta nelle cose nascoste, il costo aggiuntivo sta nel lavoro in più che c'è da fare per prevenire, per irrobustire, per rendere scalabile, per rendere veloce, eccetera, eccetera. Questo è una questione che è abbastanza pericolosa, perché di fatto chi lavora bene rischia di essere tagliato dal mercato, e quindi c'è una rotta abbastanza a ribasso, come spesso da noi, che punta verso la riduzione della qualità. Adesso forse si sta un pochino risalendo la china, ma perché la gente si accorge che le cose non funzionano, se sono fatte male. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Ecco, l'altra cosa che non manca mai in un sistema informativo aziendale è l'interazione col mondo esterno. Mai o quasi mai. Prima vi accennavo le complessità di interagire con gli altri sistemi informativi presenti in azienda. Ma di sicuro poi, qui c'è un esempio, se io devo offrire un servizio, che ne so, di vendita prodotti, avrò il problema, supponiamo di offrirlo al pubblico, quindi sono un sito di commercio elettronico, per fare l'esempio più facile da capire, ho bisogno di offrire un servizio di pagamento. E quindi un servizio di pagamento non offro io, azienda, mi appoggio su una banca. Quindi una parte del mio sistema informativo dovrà parlare con una parte del sistema informativo di una banca nelle modalità che la banca decide. Voglio mettere pubblicità, la pubblicità non la vendo io direttamente, ci sarà un'agenzia pubblicitaria che vende la pubblicità e io dovrò riuscire a modificare il mio sistema informativo, le mie pagine web in modo da inserire nei punti giusti la pubblicità e poi magari tracciarla per essere sicuro che l'altro non mi freghi.
e cose di questo genere. Servizi che a volte sono, anzi spesso sono accessibili su internet, quindi cosa ho? Il mio utente che si collega al mio sito, che ha la mia bella architettura complessa, in cui ci ho investito tutto, e poi in alcune fasi del processo si deve collegare sempre via internet, non l'utente, il mio sito, si deve collegare ai servizi offerti da enti esterni. E qua bisogna fare attenzione perché il mio utente è qua, si collega al mio web server. A un certo punto però il mio web server deve usare il servizio di pagamento della banca. Qualunque cosa vada storta nella banca o nel mio collegamento internet tra me e la banca viene percepita dall'utente come un disservizio mio, come sempre. Quando faccio outsourcing al cliente non interessa. Okay, quindi l'affidabilità, la qualità che io offro purtroppo dipende anche, anzi, fortemente dall'affidabilità dei servizi a cui mi affido. E non posso farne a meno, perché ci sono alcuni servizi, ad esempio quello di gestione dei pagamenti, che per legge non posso fare io, decidere di fare autonomamente. Devo comunque appoggiarmi a un servizio esterno. Vabbè, non è impossibile, lo fanno tutti. È di nuovo un elemento di rischio, un elemento di complessità in più. Quindi, questa era, se vogliamo, finisco il discorso come l'ho iniziato, andando a prendere le figure dal libro di sistemi informativi dell'anno scorso, avendo fatto una parentesi che invece è completamente diversa da quella che fa il libro. Tra l'altro, in quel capitolo che sto citando del libro di sistemi informativi, che veniva usato appunto dall'altra metà degli studenti, c'era una frase che dice, cioè di fatto liquidava molto in fretta il capitolo di Web Information System dicendo sì sì è una tecnologia emergente, sì, ci si aspetta che potrà crescere perché ha dei vantaggi. È emergente un cavolo, nel senso che al giorno d'oggi è quella dominante. Quel libro lì tra l'altro non è stato scritto nel 1800, quindi da questo punto di vista hanno preso delle scorciatoie un po' troppo brutali nel trattare questo argomento, ma va bene. Dicevo, questo è grosso modo l'architettura minima, no? In cui abbiamo i nostri server, server web, server applicativo, eccetera, eccetera. Qui ci sono alcuni esempi, sono solo figurine, no, di esempio, non sono specifiche, che sono sulla rete locale del mio data center, una serie di apparati di protezione, no? Per essere sicuri che da internet possono passare, arrivare solamente le richieste che voglio, quindi tipicamente le richieste e le risposte HTTP, e tutto il resto rimanga qua dentro. E questa è l'architettura minima, no? Completa, minima. In realtà le architetture reali sono più complesse, adesso queste figure sono scarsamente leggibili dalla vostra distanza. Qui c'è un esempio di un sistema informativo, di un'architettura di sistemi informativi un pochino più articolata, dove tutto questo blocco qui prima lo chiamavamo application. In realtà per costruire applicazioni complesse che rispettino tutti i problemi di cui dicevamo prima, il blocco application a sua volta è diviso in diversi layer, in diversi livelli, in diversi diciamo, sottofunzionalità, no? Quindi nell'applicazione enterprise è molto complicata, non è che scrivi le tre righe di codice, come abbiamo visto prima nell'esempio, no? Quindi è anche molto più pesante lavorare lì dentro. E poi comunque hai questa cosa qui che va a lavorare, a leggere con dei database che sono indicati qua sotto. Non solo, ma anche con quelli che sono indicati qua come legacy systems, cioè sistemi ereditati dalla generazione precedente di sistemi informativi. Quello che un pochino vi accennavo, le macchine che arrivano dal decennio precedente, che non sono ancora strutturate con questo tipo di tecnologie web, con cui sarebbe facile tutto sommato integrarsi. E allora lì c'è tutta una specializzazione, se vogliamo, di integrazione di sistemi informativi, aziende che sono specializzate nell'aiutarti ad andare a parlare con sistemi, diciamo così, hardware e software, precedenti alla generazione attuale di sistemi web. Questo invece è un esempio di architettura, sempre tratto da quel libro, che ci dà un'idea di un aumento di complessità, ovviamente. E questo aumento di complessità era dovuto al fatto che si ipotizzava un sito cosiddetto dispositivo, cioè dispositivo che può emanare delle disposizioni, cioè degli ordini, dei pagamenti, degli acquisti, delle vendite. Allora cambia tutto. Se è un sito che fornisce informazioni,
non c'è nulla di critico. Sì, per carità, ma se un sito che gestisce ordini o pagamenti diventa tutto più critico. Cioè lì un errore, prima abbiamo parlato di, che ne so, di disponibilità, no? di guasti, ma un errore di programmazione può... E allora è così come la protezione dei dati deve essere molto più forte. E allora anche a livello delle architetture ci sono delle soluzioni molto più complicate, quindi vedete ad esempio due livelli di firewall, nel senso che tutta la parte web può essere protetta da un certo livello, tutta la parte invece back-end dove stanno veramente i dati, le applicazioni, è a sua volta dietro un secondo livello di protezione, poi chiaramente poi in ogni caso sarà progettato in modo diverso, no? Però hanno questi livelli di complessità qua. E purtroppo molto spesso ogni nuova applicazione ha delle soluzioni leggermente diverse, quindi blocchi, macro blocchi funzionali sono sempre gli stessi, però a seconda delle esigenze applicative possono essere, diciamo così, configurati in modi diversi, no, per ragioni, come dicevo, quasi mai funzionali. Le funzionalità sono sempre le stesse, sono ragioni di sicurezza, ragioni di prestazione, ragioni di scalabilità e cose di questo genere, no, che è quello che vi fa lievitare il costo, no, di fattori enormi, ma sono quelli che vi permettono di erogare un servizio veramente a livello aziendale. Io qua mi fermo, concludo. Se avete altre curiosità in merito, magari fatemelo sapere e ci ritorniamo subito.